l'idea di fare subito un altro film viene da una tua urgenza o viene anche composto dalla produzione? Cioè da... No, Franco a Venezia, il giorno dopo questo famoso applauso, insomma, poi sono per fare un film, per il sito di un'ora e mezza, anche in televisione, anche in giornale, per cui la campagna è diventato il caso dell'anno, e anche lì la forza di Cristaldi che nel farma per l'eccesso il giorno dopo, me lo ricordo bene, me lo ricordo dove ero seduto, io ero lì, mi sembrava di essere un sogno, perché non potevo immaginare che stesse andando tutto in quella maniera. Mi ha detto, beh, adesso però bisogna fare il secondo. E io ho detto, sì, con calma, dice, no, subito. Io, subito, io che sono matto, perché io non mi sono mai tirato indietro nella vita, cioè se mi hanno chiesto qualcosa, ho sempre cercato di farlo. Avevo, lui non lo sapeva, io avevo a casa dei cassetti pieni di racconti, pieni di storie, e ho detto, va bene, adesso vado a casa, faccio sapere. In questo libro qui era scritto. Ne approfitto per... Sì, no, lo dico perché... No, lo dico io questo, c'è un'autobiografia, scritta da Maurizio, potete occuparvi. Se no, questo su Amazon, si trova su Amazon anche facilmente, perché te lo porto a casa in 24 ore. Ci sono tre racconti che sono diventati un fatto di nascita, per cui... alcuni episodi del fatto splash, compreso il matrimonio col fotografo che butta per aria tutto, compreso il rapinatore che rapina l'insegnante, compreso il provino fatto da Angela all'inizio, questi erano tutti racconti che io avevo scritto prima. Se non è stato complicato. Quindi non è stato complicato, ho detto, beh, cosa ho scritto? Vado a guardare e diciamo che quello è nato, il fatto splash è nato da questi racconti. Mentre il primo film, diciamo, proprio pensato per il cinema è stato Domani si balla, quello con la Melato, che è venuto 2 anni dopo, sempre con Franco, perché dopo il fatto splash è andato bene anche quello e li vendevamo un po' in tutto il mondo il film, anche se il fatto splash era un film parlato, mentre la Catalana era un film molto. E con Domani si balla è andato anche quello, un peccato che poi dopo con la Vides International Franco ha smesso di produrre. E io questo ve lo posso riconoscere come fedeltà a Franco, ho detto io un altro produttore così non lo troverò mai, per cui piuttosto che andare da un altro produttore, e in quegli anni che avevo conosciuto un po' tutti, a proporre un mio film, ho preferito non fare film per 6 anni. Io per 6 anni Franco non voleva più produrre e io ho fatto ho fatto pista, ho fatto altre cose, e quando ho ricominciato a lavorare nel cinema nell'88 con Radio di Saponette, avevo chiesto a lui se voleva produrlo, lui ha detto no, io il cinema non lo produco più perché non si può, perché ci vuole una legge nuova, e allora ho fatto una mia casa di produzione e l'ho prodotto io con un mio socio che era questo risarcente, cioè, che aveva i cassi di Rata Pablani che ho fatto il cash, e siamo andati avanti per anni a produrre, per cui Cade di Saponetti, Volere Volare, Stefano Quante Storie, l'una e l'altra, con tutti i prodotti, fino a quando poi ho pensato che il rischio della produzione era troppo alto e ho detto basta. Però io un produttore come Franco, che rispetta l'autore, rispetta il processo creativo dell'autore e gli lascia fare il suo lavoro, non l'ho mai più trovato. E devo dire che oggi è anche difficile trovare un produttore, oggi si trovano delle persone che sanno trovare i soldi. E dove li trovano? Li trovano o al Ministero o nelle televisioni. Però al Ministero i fondi per il cinema sono sempre meno. E nelle televisioni le sceneggiature che vogliono produrre sono delle fiction televisive. Per cui Volere Volare, Lato di Saponette, Ratataplan, Fatto Splash, non li avrebbero mai prodotti oggi, perché non sono film serializzabili, non sono film da cui si può ricavare una serie,
Guardate La mafia colpisce solo d'estate, che è una bellissima opera prima di Piff, no? È diventata una serie televisiva che va avanti già da due puntate, da due anni, tre anni, così. Ho fatto Splash, l'altro di Sapone, sono impossibili, perché erano quello che Cristaldi, era lui che diceva, il cinema è una fabbrica di prototipi.